La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Un'unica parola per stupire. Su RTV 38 arriva... Ta-da! Buonasera e ben ritrovati a tutti quanti in questo primo lunedì di dicembre. Lunedì 2 dicembre, è iniziato l'avvento. Tada però continua a stupirvi con i suoi tantissimi argomenti e tantissimi ospiti anche di questa puntata di inizio mese. Il mese più buono e più dolce dell'anno, noi faremo in modo che sia anche il più allegro, il più divertente, il più all'insegna della beltade, come dico io. Come sempre, squadra che vince non si cambia. E dunque, un saluto particolare ai miei super friends Gino De Stefano e grazie, Jenny e Antonio buonasera. E naturalmente anche Massimo De Stefano. Ciao Francesca, grazie. Buonasera, benvenuti a tutti e quattro. Grazie. Siete in compagnia di tre splendide fanciulle. Io saluto Maura Leone, che è una attrice della fiction italiana, anche del cinema, che è venuta a trovarci, poi tornerà a Tada e che oggi si farà fare il look da Gino De Stefano, e quindi abbiamo anche lavorato insieme, perciò la conosco molto bene. Saluto Valentina, ovviamente, che è una ospite quest'oggi di Tada Speciale, che ha deciso di cambiare il suo look, vedremo come. Look già parzialmente cambiato grazie ovviamente alla maestria dei De Stefanos, che si sono già premuniti di colore realizzato prima. E poi abbiamo il nostro splendore Carlotta Comparini, una delle nostre meravigliose ragazze di RTV 38, la quale buonasera. Oggi non farà la sua consueta rubrica dei consigli, esatto, di Carlotta, non perché questa rubrica non tornerà certamente ogni il prossimo lunedì, ma oggi noi ci concentreremo in qualche modo sempre su dei consigli nella prima parte, cioè è il 2 dicembre, quindi già dobbiamo pensare a quelli che saranno i nostri look per le nostre festività natalizie, esatto, soprattutto così, una su tutte. Ovviamente la festività di Capodanno, esatto, in occasione del Black Friday. Oggi è stato il Cyber Monday, quindi grandi sconti anche sulle piattaforme online per gli acquisti. Possiamo vedere che cos'altro ci riserva questo mese di dicembre in fatto di look, soprattutto per i parties. Bene, detto questo, io direi di iniziare subito ad aprire questa pagina della beltade con questi tre cambi di look. Giusto. E allora, che cosa hai deciso di fare tu, Gino, allora, su queste ragazze? Abbiamo parlato un po' con Maura, visto e considerato che è una bellissima chioma, poi una bellissima ragazza, faremo un cambio look e spiegheremo un pochino quando si vuol cambiare, rinnovando un pochino il look con la frangia. Ecco, anch'io c'ero cascata la settimana scorsa, mi sono già stufata, come si fa? E un giorno si tiene, un giorno non si tiene, un giorno si tiene, un giorno si tiene, insomma noi faremo un po' di tutto. Giustamente. Bene. La frangia deve essere decisa. Prima di tutto bisogna fare un'attenta analisi sia del capello che delle ritrose che ha, per dire, la persona, e poi anche in base alla morfologia creiamo una frangia ad hoc per ogni viso, deve essere una firma dell'hairstylist. Poi ovviamente se si può anche spostare qualora ci stufasse, è meglio, perché ci rende sicuramente meno schiave. Deve essere versatile. Un po' tutti noi, come siamo con i capelli, noi donne in genere tendiamo spesso, molte volte, al cambiamento, e quindi ci piace cambiare perché il nostro cambiamento sia un cambiamento indolore ma che ci renda soddisfatte. Bisogna che sia gestibile prima di tutto, perché se non è gestibile capite da soli che diventa veramente un problema. Versatile. Mentre su Valentina che cosa andremo a fare? Allora, su Valentina faremo anche lì un po' di taglio, e abbiamo già lavorato con la parte della colorazione perché lei era molto naturale, aveva degli sciatucci solamente sulle lunghezze, e abbiamo ripreso un pochino le sfumature sempre in modo naturale, mettendo sia il chiaro che il naturale suo di base. Abbiamo fatto una percentuale, diciamo, per renderla più naturale possibile. Devo dire, sono molto belle le schiariture, poi benché ovviamente la radice sia sullo stesso tono, ma leggermente più scura, si riprende quella nuova tendenza che vuole adesso meno utilizzo di chatouche ma più di schiariture in contemporanea di ciocche più chiare invece in fondo. Quindi questo contrasto, che è un contrasto però più naturale rispetto all'effetto di chatouche.
Ora, Carlotta, su di te che cosa vogliamo fare? Perché io ho paura. Abbiamo anticipato. Perché in realtà stasera ho una serata alla quale devo partecipare e quindi ho detto oggi mi faccio coccolare da Massimo, gli ho già detto Massimo devi dare il guarda, tuo sì, Massimo. È vero, è vero. Oh, io vorrei un attimo avvicinarmi per osservare il faccino di Massimo. Sì. E qui, ne approfittiamo, ci portiamo anche avanti l'acconciatura che poi avrò per il Capodanno. Sì. Infatti mi sono anticipato un attimino. Cinzia. Prendi un po' di cotone che ci ascolti, che ci guardi. Dall'alto. Mettila perché guarda, ti do uno schiaffone. Allora, Massimo, non fare il a parte, tutto questo, poi ti voglio per bene favore, anch'io. Mi volevo far coccolare un attimo da Massimo. C'è. Mi volevo far coccolare un attimo da Massimo. Guardate la sua faccia. Guardate. Felice, sono felice. Bene, comunque io non voglio sapere nulla dei piatti rotti in casa vostra. Sì, sì. Cinzia, la Carlotta è una ragazza. Dopo spieghiamo tutto. Cioè, è vero, Cinzia, è vero. Molto bene, vi lascio lavorare. Vi lascio lavorare. Poi. Quindi mi viene facile capire che per quanto riguarda. Scusate, siamo a dicembre, queste alluvioni in corso che ci sono in Toscana colpiscono inevitabilmente anche me in maniera influenzale. Carlotta farà un'acconciatura, quindi non cambierà, non taglierà i capelli, non cambierà taglio, no. Farà solamente un'acconciatura. Adesso però vorrei fare due chiacchiere con una grande amica di Tadà, che è stata ospite anche qui la scorsa settimana, ma siccome lei è una donna poliedrica, multisfaccettata, sempre piena di inventiva e che per fortuna sua attira tutte persone che sono creative, almeno quanto lei, e desiderose e vogliose, no? Di fare, di creare certamente qualcosa di buono, oggi l'abbiamo chiamata. Ciao. Ciao Vivilla Zampini, ti abbiamo anzi richiamata perché tu con Esgivien stai facendo veramente tantissimo, non solo in fatto di fashion bello e buono e quindi in fatto di fashion ecosostenibile, di grandissima qualità e soprattutto anche di grande lustro, attenzione, non lusso, lustro, perché stiamo parlando di Made in Italy, Made in Tuscany, quindi insomma tutta una serie di valori molto importanti, però hai pensato molto anche alle mamme e lo hai fatto grazie ad un incontro molto speciale con un personaggio che noi avremo poi nella nostra seconda parte, che è Simona Mazzei, che ormai è la più famosa ed è stata la prima kids fashion blogger a creare e a pensare appunto quelli che potessero essere gli abbinamenti tra mamma e figlia. È andata un po' così? È andata proprio così. Simona ci ha incontrato, incontrate anzi, perché ormai siamo tutte donne, quindi incontrate, dicendoci sarebbe troppo bello se riuscissimo a unire quello che fa SGVN, quindi qualcosa che parla di innovazione, di contemporaneità, di Made in Italy, con quello che io faccio nel mio mondo. E quindi è stata una delle prime che effettivamente ha portato il mondo mamma e bimba in televisione. E quindi come sarebbe bello unire il mondo di SGVN con il mondo del mamma e bimba e quindi portare avanti questo progetto comfort e facile per i bambini, per le bambine, ma anche giocoso, divertente, grintoso come può essere la moda per noi donne. Ecco, quindi questa voglia di creare anche una collezione proprio che riguardasse le mamme e solo le bambine per il momento. Allora, per ora è mamme e bimbe, ma in realtà abbiamo già dei capi cosiddetti no gender e quindi, Francesca, anche tu... Pensate un pochino. E quindi, Francesca, anche tu con il bambino potrai assolutamente indossare. Già si va nei negozi per bambini e ci sono 17 scaffali per le femmine e non per i maschi. Ogni tanto, se magari qualcuno pensa anche a noi mamme di maschi... Sarebbe carina. Anche perché ci sono delle cose, soprattutto nello sport, nelle cose diciamo sportive, che sono assolutamente unisex e che quindi si possono portare. Bravissima. Io mi sono buttata sulle Converse, cioè d'estate comincio a comprare tutte le Converse, oppure le ginniche, oppure le sneakers uguali a quelle di mio figlio o comunque molto vicine, così mi sento un pochino grande lui, mini me. Esatto, l'idea è stata un po' questa, riuscire a unire quel qualcosa che fosse unisex e quindi andasse bene mamma, bimba o mamma, bimbo, anche per, appunto per avere una selezione di capi che possiamo fare indossare anche il nostro bambino maschio. Quindi dopo ci divertiremo perché guarderemo un po' alle vostre proposte in fatto di SGVN e Mini Me in collaborazione anche con Simona Mazzei e poi magari facciamo due parole anche con lei
quando arriverà con i bambini, perché così ci renderemo conto di questo mondo, tra l'altro incredibile e molto diffuso adesso, del kids fashion blog, o comunque dei kids fashion blogger, e lei davvero è stata praticamente la prima, quindi insomma. Sì, è stata davvero la prima che l'ha portata in TV, ma soprattutto la prima che ha voluto parlare di comfort per i bambini, quindi un tema che Sgiven sta portando avanti tanto in questo momento, che è il comfort unito alla sostenibilità, quindi alla qualità, ai materiali, all'attenzione per la pelle, portato appunto sul mondo bambino, ha ancora più senso di esistere, perché chiaramente ha maggior ragione, sul mondo bambino è importante un'attenzione proprio a quelli che sono i materiali. Allora, quando però noi parliamo di bellezza, di beltà, come dico io, nel nostro lunedì di Tada, non possiamo non parlare anche con il nostro dottor Francesco Malatesta, che ci ha raggiunto nel nostro salottino. Dottore, buonasera dottore, come recitava la canzone. Buonasera. Ciao Francesco, ciao, benvenuto nello studio di Tada, vedi abbiamo fatto anche l'albero, molto ormai bello. Siamo tutti natalizi. L'ambiente natalizio mette e sempre tutti bene. Pensiamo, è caduta anche la cartellina, pardon, scusate, ecco, il bello della diretta, tutti pensiamo a dei regali anche sotto l'albero da fare in previsione di quest'anno nuovo. Ho letto, no, vari articoli che sì, parlano di un aumento incredibile di richieste al chirurgo plastico, quindi come regalino sotto l'albero si richiede l'intervento del chirurgo plastico, del chirurgo estetico, per ovviamente ovviare a un problema estetico che non sarebbe risolvibile in nessun altro modo, o per appunto soddisfare una propria esigenza. Oggi ci concentriamo non sulla solita mastoplastica additiva, oppure sulla liposuzione, oppure sulla rinoplastica, che comunque sono gli interventi tra i più gettonati, ma su un altro che sta prendendo veramente molto campo. Trattasi di addominoplastica, ovvero la chirurgia plastica legata all'addome e quindi alla pancia. Innanzitutto ti faccio un commento su quello che dicevi dei regali sotto l'albero. Sì, sì, in realtà a volte Natale è un momento chiaramente per cui si può chiedere un regalino un po' più importante, quindi visto che a volte chiaramente l'intervento del medico estetico, del chirurgo plastico, ha un suo impatto anche economico, quindi si sfrutta l'occasione per, e addirittura a volte ci fanno fare il buono per il trattamento, per la fidanzata, per la moglie, per l'amica. Sta diventando un po' di moda questa cosa, no? E quindi dice, guarda, verrà la mia amica o la mia fidanzata a farsi il botox, se pago io. Io leggevo su alcune riviste femminili che appunto riportavano come dei regali in costante crescita nel corso degli anni, proprio la richiesta, l'interventino dal chirurgo. Ma anche perché ora il botox, il filler, questi trattamenti chiaramente sono diventati all'ordine del giorno, quindi essendo molto sdoganata come cosa, sì, una volta poteva essere presa quasi come un'offesa, perché mi regali non è una cosa per le rughe, no? Ora invece diciamo è come regalare quasi un super trucco, diciamo così. Qui non ci offendiamo, comunque. Fate pure, tranquilli. Fate pure, regalate. E per quanto riguarda invece il fatto della pancia, la pancia, l'addome, come la vogliamo chiamare, è un argomento molto importante, perché tante persone richiedono questo tipo di interventi, maschi e femmine, e ci sono tante esigenze per persone diverse, quindi si va dalla grande addominoplastica di chi è obeso o chi è stato obeso, quindi magari ha tantissima pelle che gli avanza. Volevo interrompere subito. Sì, il problema, certo, in seguito a un'obesità o diciamo, grave sovrappeso, può essere quello dell'eccesso di pelle. Esattamente. E si dice che uno ha quasi un grembiule davanti, no? E in casi eccezionali, addirittura ci sono delle cose abnormi, arrivano anche spessino alle ginocchia o più in giù, i grembiuli degli obesi. E chiaramente questi però sono interventi che si tende a farli in ospedale per ovvi motivi. Innanzitutto di gratuità, perché una cosa del genere, l'obesità è una vera malattia, quindi deve essere gestita gratuitamente all'interno del sistema sanitario nazionale, fino ad arrivare però a quando una donna, una ragazza ha avuto dei figli, quindi la pancia chiaramente un po' si sciupa, si rovina per ovvi motivi del tessuto che si distende, no? E quindi si distende la pelle, si distende il muscolo e può restare un po' di grasso in eccesso, che chiaramente ha bisogno di un vero atto spesso chirurgico per essere risolto. E quindi le problematiche sono di tre tipi, no? Sono il muscolo che si apre e quindi aumenta anche la circonferenza della vita,
il grasso che aumenta e la pelle che ricopre il tutto, perché io a volte bisogna spiegarle queste cose, perché si pensa che sia un problema soltanto di grasso, ma io a volte dico, anche stasera mi è capitato, una paziente mi ha fatto questa domanda, io ho detto guarda, se io ora fossi un mago e ti facessi sparire magicamente tutto il grasso, peggioreresti invece di migliorare, perché ti avanzerebbe la pelle. Quindi non basta in quel caso una liposuzione, ma ci vuole qualcosa di più, che è appunto l'addominoplastica, che anche quella ha diversi livelli in base a quanto è l'eccesso cutaneo e in che zona è, e quindi ci sono dei dettagli tecnici che possiamo approfondire per riuscire a capire qual è il grado di profondità e di approccio chirurgico che noi dobbiamo adottare. Allora, io direi di procedere per step, e quindi da quale iniziamo? Dalla rimozione? C'è chi ha bisogno soltanto di togliere il grasso. Ecco, allora iniziamo dalla cosa che è forse la cosa più semplice. Sì, domanda. È la cosa più semplice, ecco. Sicuramente, perché è la liposcultura dell'addome, che con un taglietto di mezzo centimetro, okay, ce la leviamo, diciamo, perché attraverso questo buchino introduciamo una piccola cannula e da lì possiamo aspirare tutto il grasso che vogliamo. E quindi lì, la pancia, chi ha un piccolo difetto di deposito di grasso sulla pancia, la liposuzione liposcultura dell'addome si risolve bene, velocemente, senza cicatrici. Allora, come funziona l'intervento? A parte l'inserimento di questa cannula, abbiamo detto che il taglietto è estremamente piccolo. Mezzo centimetro, quindi come la liposuzione in altre parti del corpo. Esatto, domanda. Esattamente. Ecco. E sì, di solito il taglietto lo mettiamo, è piccolo, e lo nascondiamo chiaramente sotto lo slip, sotto il costume, quindi non sarà neanche visibile neanche quel taglietto piccolo lì. L'intervento può durare una mezz'oretta, dopodiché, una volta aspirato con questa cannulina il grasso, noi possiamo semplicemente mettere delle fasciature contenitive, e poi ci rivediamo dopo una settimana col paziente, togliere tutto, e poi indosseremo per un mesetto una pancerina contenitiva che serve per appunto far aderire i tessuti e ottimizzare e adattare la nuova forma, perché esatto, si va a bravissima. Fare una scultura. Quando si parla di liposcultura vuol dire anche andare a definire un po' quella che è la forma che si vuole, che è, in altre parole, quella armonica al nostro fisico. Noi facciamo altro che scolpire il grasso, come fa uno scultore, appunto per quello si chiama liposcultura. È un po' artistico anche come intervento, oltre che tecnico. Ha usato veramente un termine bellissimo, dice noi scolpiamo il grasso. Ma bisogna essere un pochino un po' artisti, tra virgolette, senza togliere chiaramente niente. Ci deve essere una vena artistica, ci deve essere... Un pochino a toccare, ovviamente migliorando, no? E tirando fuori anche quelli che possono essere dei punti di forza. È un intervento tridimensionale, andiamo sul fianco, possiamo anche fare la parte posteriore, visto che ci siamo, quindi curare. Poi niente toglie che se in quel momento c'è anche un po' di grasso nelle coscette, nel culotto e cheval, possiamo fare anche quello. Certo, voglio dire, questo poi lo vede di per sé anche naturalmente il chirurgo, che è una questione anche proprio di proporzioni. Dopo ci addentreremo anche nelle altre tipologie di intervento, sempre ovviamente l'addominoplastica, e parleremo anche un po' delle considerazioni che bisogna fare nella fase preoperatoria, quindi prima dell'intervento, con ovviamente la visita primaria fatta dallo specialista. Questo è molto importante. Che deciderà, perché anche questa è una fase assolutamente fondamentale, importante tanto quanto l'intervento, così come è importante appunto la fase successiva, che è appunto quella del decorso, in cui il paziente deve essere molto bravo a seguire alcune importanti regole, di cui appunto parleremo sempre con il dottor Malatesta. Quindi insomma, se vi regalano un buono, un voucher con il buono, ma che vi offendete a fare? Che una volta che lo provate poi dopo non smettete più, ve lo dico io. Bene, grazie dottor Malatesta. Grazie. Ci vediamo dopo adesso. Vado a trovare una grande e carissima amica di Tada, la mia Antonella Baglioni. Buonasera, che voglio ringraziare veramente tanto, perché mi regala dei make-up favolosi ogni lunedì, quindi grazie. Buonasera a tutti. E poi mi fa sognare con tutte quelle scatole, scatoline, scatolette, scatolucce, cipria conto cipria, e oggi mi ha portato una cosa meravigliosa, che sono esattamente, vi dico, 18 anni, questa sarà la mia 18esima gift box di Estée Lauder, che tutti gli anni pensa alle signore con un regalo esclusivo, tutti gli anni diverso, che è una gift box, quindi una scatola regalo con all'interno delle limited edition, per quanto riguarda naturalmente le palette dei colori e dei prodotti che sono assolutamente must have di Estée Lauder, che è uno tra i marchi più prestigiosi e meravigliosi di alta cosmetica. Assolutamente sì, direi che
Le immagini parlano da sole, perché guardate, comunque è sempre un cofanetto ricco. Innanzitutto quest'anno hanno dedicato agli occhi due palette, una tutta naturale, una un po' iridescente, però di colori molto soft, molto, molto belli, molto, molto nude. Belli, molto nudi, sì. E poi devo dire che è un, diciamo, scatola ricca, mi ci ficco praticamente, perché abbiamo qui tre rossetti. Tre rossetti. Posso assolutamente aprirli? Sì. E guardate, belli. Poi sembra il gioco delle carte, sembra. Perché è proprio una, un designer che hanno dedicato alla smart box di quest'anno. Estée Lauder direi che ha sempre voglia di stupire le clienti e un gli rosa. Dedica sempre... Rebellion Rose. Sai, Estée Lauder è comunque un marchio americano e loro amano molto la donna con il rossetto rosa, è proprio una loro caratteristica. Infatti, come li capisco, intense nude, quindi abbiamo un nude per riprendere, sì, un nudo, un rosa. E avremo un rosso, quasi certamente. Mattone? Sempre, sì, un po' più rosso, però non troppo rosso, un po' più mattone. E direi mattone, che anche questo si chiama Persuasive. Anche i nomi, ragazzi, se li studiano la notte. E poi vedo che insieme a tutto, diciamo, queste meraviglie di make-up, tra cui anche un loro cavallo di battaglia che è il loro mascara, ci sono anche, vabbè, poi c'è il lip gloss, eccetera, ci sono dei prodotti di trattamento che sono dei must have di Estée Lauder. Assolutamente, tra cui sì, il famoso siero Advanced Repair Night, che non è solo un siero da notte, come abbiamo imparato in questa abbiamo sede. Abbiamo imparato che il Night Repair è un prodotto multifunzione. Lo si può utilizzare alla sera per riparare la pelle e per ridare idratazione, che è la prima caratteristica di questo prodotto, ma lo si può utilizzare sia come diciamo base al trucco per renderlo più bello, sia mescolato al fondotinta per renderlo più sottile e meno coprente se si vuole avere un effetto più naturale, sia come refresh da utilizzare, da mettere tra le dita e poi applicare sul viso prima di rifare un ritocco durante la giornata o anche più di una volta durante la giornata. È un prodotto che devo dire che non ha crisi, perché comunque tuttora oggi, sono passati tanti anni, è un prodotto che si vende tantissimo ed è richiestissimo e le clienti sono proprio fedeli. Non, magari utilizzano anche altre cose, ma il Night Repair non lo lascia nessuno. Ce l'ho anch'io, è meraviglioso e ti confermo veramente a pieno titolo la sua assoluta competenza morbidezza quando vado a rifarmi il trucco, magari che non ho tempo, mischiato magari a del correttore, veramente lo rinfresca e lo rende come appena fatto. Ma poi negli anni il Night Repair non è il Night Repair che è nato tanto tempo fa, ogni 3 o 4 anni viene arricchito, certo, delle nuove scoperte, perciò riformulato. Ovviamente il packaging cambia leggermente di qualche cosa, però è sempre all'avanguardia e non è un prodotto che nel tempo ha perso l'efficacia, perché comunque si è sempre saputo rinnovare. Estée Lauder ha sempre saputo tenere al passo con i tempi i suoi prodotti, perciò direi, e questo rimane un master che, cioè, un po' mancare nel ritual di una donna. Io me la faccio regalare da quando ho 18 anni, senza, tu lo sai. Non, tutti gli anni c'è qualcosa di diverso. C'è qualcosa di diverso, una volta, sono tutte bellissime, una collezione di queste borse stratosferiche, veramente. Questa è la mia 18ª, quindi insomma si può dire. Io tra l'altro volevo proprio far vedere i colori, quanto sono belli, perché li sto applicando su Emily, sugli occhi, su Emily, che noi ringraziamo e salutiamo, che è la nostra dottoressa, amica del mondo degli animali, del martedì, bellissima naturalmente, che viene ancor più valorizzata dalla sapiente maestria della nostra makeup artist Antonella. Ho fatto la base con il Double Wear, ovviamente su Emily l'ho mescolato insieme al Night Repair, perché Emily
questa non ha bisogno di coprire, perciò mettergli uno spessore troppo alto di fondotinta è proprio brutto, e lei ama proprio le cose naturali, e perciò ho mescolato il Night Repair con il fondotinta e devo dire che l'effetto proprio è... Glamour è veramente molto molto bello, quindi seguiremo poi step by step quello che è il tuo trucco di quest'oggi. Cosa dedicato hai pensato, alla smart box, dedicato alla gift box, e che cosa tu farai naturalmente sulla bella Emily, come la valorizzerai utilizzando questa scelta di Estée Lauder, che è una scelta che esula anche dal Natale perché sono colori portabilissimi anche fuori dal concetto festa. Grazie, adesso faccio un passaggio d'obbligo in cucina, vado a salutare il mio grande amico Stefano Donati, super pasticcere, stasera. Buonasera. Senza il Corvino, ma è in compagnia di un nuovo amico, mi presento, Dimitri Ronchi, titolare della pasticceria Dolci Delizie. Dolce Emozioni. Dolce Emozioni alla Ruffina. Dolce Emozioni. Lui è nero, visto, vestito di nero anche lui. Tutti in nero. Sì. Ah, te sei quello di Dolce Emozioni della Ruffina. Ma l'altro giorno sono venuta a fare colazione da te, non c'eri. Non ci c'era sono. La Stefania, no, c'era la Stefania. E cercavo il Corvino. Diceva andare a farsi l'analisi alle 7 del mattino. Non l'ho beccato. Corvino, lo vedi che sono venuta, ma te non c'eri? Oddio, chiacchiera, ancora non ho imparato. Che qui sono. Non bisogna toccare niente. Allora, cosa si fa in questo mondo di dolcezza? Allora, stasera non andiamo proprio sul dolce, però si può abbinare al dolce. Facciamo dei crissini, sì, perché si possono pucciare anche nel cioccolato, tipo Nutella, nelle cremose. Pucciare, mince, inzuppare? Inzuppare, sì. Ah, molto bene. No? Bene. Giusto? Che pucciare. Pucciare è molto carino, molto aristocratico. Guarda come sono aristocratica io. Infatti stasera ti vedo tutta, mi sembri Biancaneve, vero? Con questo colletto bianco. Speriamo, sei non mi trovi la strega. Allora... Adesso, mentre andate a spiegare qualcosa sulla ricetta che andremo a realizzare più tardi, vedo anche dei semi di salute. Sì. Lo prendi il caffè? Sì. Bene, allora te le offro uno. Tu racconta qualcosa, vai allora. Niente, allora, quello che andremo a fare stasera è molto carino rifarlo anche a casa. E sono dei semplici crissini, molto asciutti, quindi secchi, che potrebbero fare anche decorazione su una tavola, al centro tavola, con tutti questi bei semini. Qui abbiamo il sesamo, qui abbiamo la zucca, quindi andrebbe tritato la zucca, si può fare con la paprika, si può fare con qualsiasi cosa. Peperoncino. Ed è un impasto molto semplice, vi spiego un attimino come si fa, se no lo spiega Dimitri. Sì, l'impasto è molto semplice, si usa farina, acqua, lievito di birra, sale, un po' di zucchero e basta. Una volta bisogna stare attenti a impastarlo bene, che la maglia glutinea sia fatta. Elastica. Si fa lievitare bene, poi si tagliano, dopo vi faremo vedere come fare. Si tagliano, si stirano e si cuociono. Mamma mia, ragazzi, come siete... succulenti anche da sentirvi parlare. Lo sai che li mettiamo in forno fra poco? Li mangerai croccantissimi e caldi. Usciti dal forno? Usciti, poi quelli altri entrano. Ma questa è una cosa meravigliosa. Veramente? Che c'è? Che succede? Che succede? Basta, non parlare, si accende, fa bip. Vabbè. Comunque, mentre fuori piove, noi ci rincuoriamo. Diluvia, davvero. Sì, aspettiamo anche con ansia gli aggiornamenti naturalmente del nostro TG38 e della nostra redazione, perché pare che al momento la situazione in Toscana sia particolarmente critica, soprattutto in alcune zone, quindi insomma se c'è, ovviamente noi siamo sempre connessi con la redazione e quant'altro, ma adesso, proprio per rincuorarci di questo maltempo ed avere invece uno spirito allegro e, come dire, stiloso, ci gustiamo la nostra rubrica dedicata ai segreti dello stile. Vai. Noi non siamo tabagisti, siamo cultori, siamo amanti. Un buon Avana, un buon Toscano, non esiste il miglior sigaro come non esiste il miglior vino, perché esistono i momenti, e i momenti sono importanti. E il tempo è la vera ricchezza del 2019, perché il tempo è quello che ormai manca a tutti. Noi vogliamo il tempo e vogliamo ritagliarcelo e vogliamo i nostri momenti. Il sigaro diventa un compagno, diventa un momento di relax in una giornata difficile,
può diventare un momento di gioia come la nascita di una bimba e si festeggia con la fumata di un sigaro molto particolare, diventa momento di aggregazione e condivisione con tutti gli amici, perché si discute del miglior abbinamento, del miglior sigaro, del perché, di cosa ci dà questo sigaro, delle note olfattive, degli odori, della foglia di capa. Quindi, signori, ricordatevi che lo stile è anche questo. Ta-da! Hai visto come si fa a saltare da una parte all'altra dello studio? Beh, adesso io voglio fare due chiacchiere con Carlotta. Perché è vero che consigli oggi istituzionali con rubriche e quant'altro non ci saranno. Però, insomma, noi non possiamo ormai fare a meno più della tua rubrica. Dal 9 di settembre che sei con noi, sei parte integrante dal della 9. Famiglia di Ta-da. Appunto, che ho detto 9. Appunto, sei parte della nostra famiglia di Ta-da. E quindi noi adesso io un po' di consigli te li chiedo lo stesso, perché io con questo Black Friday, Cyber Monday non capisco più niente e allora ho deciso che voglio comprarmi il vestito per l'ultimo dell'anno. Allora, intanto abbiamo studiato un'acconciatura con Massimo, perché non solo stasera appunto ho una serata, ma abbiamo studiato quell'acconciatura che avrò anche la sera di Capodanno. Allora, non ha mai avuto perché? Voglia di studiare lui? Oggi sì. A questo un giro secchione. Si è impegnato. È vero. Strano ma vero, è stato molto bravo. Perché ho deciso di indossare quella sera di Capodanno, il 31, un abito di seta in pizzo. È molto importante. Per questo abbiamo deciso di raccogliere i capelli per dare appunto importanza all'abito. E ho deciso di così per valorizzare al massimo il mio fisico e la mia silhouette. Vi ricordate, vi avevo spiegato che tutte noi possiamo essere femminili, basta saper valorizzare il proprio corpo. E il mio fisico comunque sia, per la tipologia di corpo che ho io, si valorizza così indossando cose molto strette, perché ho il classico fisico a clessidra. O se no, comunque, se il segreto è di non andare mai a nascondere il punto di vita e valorizzarlo magari con cose molto strette, magari aiutandomi con una cintura. Sempre che tu utilizzi tantissimo, eh? Sì, tantissime cinture, infatti. Ne ho davvero tante, nell'armadio ecco, non mi mancano. Quindi, bene, abbiamo fatto il fisico a clessidra. Proseguiamo con altre tipologie di Ma fisico. Ma sì, c'è il fisico a triangolo invertito, tipo a triangolo è la classica donna che ha le spalle strette. Ad esempio il tubino che va adesso molto di moda con le maniche a sbuffo non dovrebbe mancare assolutamente nell'armadio. È per questo che vi consiglio di indossare un abito di questa tipologia per Capodanno. Per le donne a triangolo. Hanno le spalle strette e tendono ad avere i fianchi un pochino più larghi. Ok. E comunque sia, o se no, di andare sempre a valorizzare al massimo il punto di vita. Sempre, quello sempre, perché ovviamente slancia. Mentre il triangolo invertito è esattamente la cosa opposta. Le spalle sono un pochino più larghe e i fianchi molto stretti. Quindi indossare cose molto strette per la parte superiore, mentre per la parte sotto, comunque sia, magari perché no, delle gonne ampie. Sempre magari con una cintura in vita per andare a creare il punto vita che in questo caso manca un po'. È vero. Mentre se una donna ha qualche chiletto in più, quello che consiglio è andare comunque sia a scegliere l'abito apposta, non abiti molto stretti, ma andare comunque sia a fare attenzione anche con i colori, le fantasie. Quindi giocare con colori molto scuri in questo caso e soprattutto non indossare mai le linee orizzontali, ovviamente. E magari prediligere perché le linee orizzontali comunque verticali. Non donano a nessuno in genere le linee orizzontali, diciamo che sono molto difficili da portare per la donna nel fisico a triangolo. Per la parte superiore sì perché l'aiutano comunque sia ad aumentare la parte superiore. Quindi, del corpo, se volete aumentare diciamo così le spalle sono consigliabili, altrimenti lasciate quindi perdere. C'è meno di un mese, però attrezzatevi di pazienza, soprattutto scegliete l'abito giusto per voi e vedrete che sarete super femminili, perché ognuna di noi lo può essere sicuramente. Ecco, quindi certamente
sicuramente non ve ne pentirete, anche questo insomma è molto importante, riuscire a trovare l'abito giusto, poi sì, dopo lo chiederemo anche più avanti alla nostra ospite, ma insomma scegliere veramente l'abito può voler cambiare il look e soprattutto può farci acquistare anche quella sicurezza nel parlare, nel muoversi che ci può essere. Tu Francesca hai pensato all'abito che indosserai per il Capodanno? No, ancora non ho deciso. Ti aiuterò. Ma mi aiuterai, andremo a cercare un po'. Io sai, sono molto, io amo molto i vestiti lunghi, col pizzo, tutte queste cose lì. Poi anche magari anche colorati, però mi piace anche il nero. Io dipende, dipende. Magari sono rosa, eh. Io sono un po' varia, eh. Sì, è vero. Io lo sai, sono, non ho una preferenza in genere. E Massimo è stato bravissimo a trovare l'acconciatura giusta per quella serata. Ecco, vedi, e quindi che dire. Grazie. Come si procede? Ma abbiamo tagliato la frangetta qui, vedo, eh. Sì. Vedo una frangetta. Guarda. Ma così? Bella però, sta bene. E poi è portabilissima, vero? Come infatti, è anche molto versatile. Sì, sì. Allora, a parte per dire che la frangia, vedi, tutta graffiata, che può essere, no, spostata nel caso, però c'è una sorpresa che se uno vuole... Quindi questa è l'acconciatura con sorpresa, cioè con frangia, che ho anch'io, peraltro. Come infatti. Quindi... Guarda, facciamo un ciuffo laterale al contrario, vedi? Giustamente ora l'ho lisciata con... Certo, l'hai lisciata apposta per la messa in piega, però con un altro styling, guardate, già a posto e quindi cambiata la frangia non c'è più. Ok. È incredibile. Poi facciamo... Bene, proprio per le schizzo del... le cosiddette schizzo del look come noi, no? Che devono sempre sentirsi diverse, sempre comunque sia cambiare. Ma questo è bello perché naturalmente ci fa sentire proprio donne, la donna nella sua essenza. Bravo. Di là vedo invece che Massimo, che si è fatto distrarre inizialmente da Carlotta, sono saltato da quest'altra parte nei ranghi lentamente, quindi si occupa di Valentina insieme a Jenny. Giusto. E stanno realizzando delle onde su onde. Fortissimamente onde, ancora onde, che noi gli andremo a far vedere dopo. Allora, è molto interessante vedere tre cose sulle quali io vorrei puntare, perché abbiamo tre colori di capelli completamente diversi. Abbiamo un castano scuro che è stato fatto alleggerire da delle schiariture sulle lunghezze calde, come ti prendo al lavoro, come... cambio lavoro. Infatti, ti prendo io, tecnica del colore. Una cosa, Gino, ascolta, punto è chiuso e non se ne parla più. Sì. Una cosa però, ma è possibile, io trovo sempre lavori sempre in piedi proprio. Ecco, voi siete infatti sempre noi è ancora posso di stare più. Alla cassa, no, alla bel banchino, alla cassa. Io sto alla cassa, no? Fisso tutti gli appuntamenti, faccio tutti gli ordini, che sono bravissima, sono organizzata, ho fatto anche la segretaria io. Allora. Quindi vedrai alla grande. Poi vengo di là e faccio il laboratorio del piccolo chimico. Ok, Diletta è contenta. Contenta, ho detto prova, ti stacco la testa. Non ti preoccupare, amore, non ti abbandono. Lo faccio avanti tempo, quando aspetto di farmi la piega, che vado tutti i giorni, anzi io vorrei... La domenica. Allora colgo questa occasione, questo lunedì, in realtà poi lo farò sempre, però voglio veramente ringraziare Gino, Massimo, tutta la sua meravigliosa squadra, perché io dico sempre che qui a Tadà è come essere una famiglia, ma anche loro, quando vado in negozio, ci vado veramente tutti i giorni, cioè sono il loro incubo, diciamolo, perché è vero, sono veramente come una famiglia, quindi grazie, io grazie, mi sento a casa, noi. E quindi vi faccio un applauso. Grazie. Quindi insomma sono contenta, poi sai, io intanto ho i miei momenti, i miei crampi di genio. E Gino, cosa fai? Sapete cosa faccio io? Torno dal malatesta. Mai. Sì. Malatesta. Dottore, di nuovo torno. Dottore. Ma io lo chiamo dottore, però do del tu perché insomma è un amico. Poi se mi seguite, insomma, seguite tutto quello anche che facciamo insieme, perciò non c'è problema. Perché poi si diventa amici con i pazienti dopo un po'. No, è vero, ci vediamo, il problema è questo. Via via. Dopo sono diventata pure amica della figlia, che volete? È così. È vero, fantastico. È tutto un lavoro così. Okay. Allora. Entriamo in questo meraviglioso mondo della chirurgia estetica. Però della così mi ha fatto sentire un po' vecchio, te lo dico, perché l'amica della figlia potrebbe sembrare che ci vai a cena insieme. No, invece no. Spieghiamola un attimo. Passo in breve. Quanti anni ha Carlotta?
11:30. Ma Carlotta ha già capito tutto, diventerà anche grande amica dell'Antonella Baglioni, io me lo sento. E abbiamo un'innamorata del make-up, esatto, quindi perfetto. Che dobbiamo fare? Femmina, così. Dottore Rassini, okay. Torniamo a noi, sì, torniamo all'addominoplastica. Esatto. Abbiamo detto che la visita, quindi quella che precede la visita primaria, quando ci viene voglia di dire ma insomma faccio palestra, ma insomma mangio bene, ma insomma qui, ma magari ho partorito. È fondamentale proprio capire il tipo di intervento. Esatto. Perché, siccome ce ne sono tanti, la visita è la prima cosa, dobbiamo capire qual è il problema e quindi conseguentemente qual è il tipo di intervento. Ha detto benissimo te che anche se si va in palestra, anche addirittura ci sono i culturisti, proprio quelli che danno il massimo, sono quindi esagerano, addirittura esagerano con gli allenamenti di quelli super diete che non te le voglio neanche stare a descrivere e che non mangiano quasi niente di quello che uno voglia di mangiare perché si sacrificano e nonostante tutto resta quel che nella pancettina dell'uomo classica eccetera che non si riesce a vincere ed ecco che lì basta veramente una liposcultura di cui si parlava prima. Invece quando c'è qualcosa in più allora bisogna gestire anche la pelle e il muscolo che si è allontanato. Quindi l'addominoplastica cosa fa? Innanzitutto deve fare un'incisione un po' più ampia, perché per togliere la pelle, io ai pazienti gli faccio sempre l'esempio di quando si fa l'orlo ai pantaloni, bisogna fare una linea lunga, perché se la pancia ha un eccesso di cute che va da parte a parte, il taglio deve essere da parte a parte. Quello che facciamo però è nasconderlo sotto al costume, all'intimo, e quindi è un taglio che non si vedrà. Da questa incisione poi dobbiamo scollare i tessuti per andare a vedere la muscolatura sotto, perché i muscoli retti dell'addome che stanno sempre vicini, per esempio durante la gravidanza si allontanano per far posto al bambino. Poi il bambino non c'è più, ma i muscoli non si riavvicinano quasi sempre. E quindi cosa dobbiamo fare? Riavvicinarli. Se noi li vediamo, li possiamo riavvicinare con dei punti di sutura. Dopodiché questa pelle che avanza possiamo trazionarla verso il basso e togliere tutto l'eccesso che non vogliamo. Ecco, qui si vedono delle foto degli interventi eseguiti appunto dal dottor Malatesta, dove si vede evidentemente quello che è il cambiamento e quello che ci sono, quelle che è la diversità anche delle situazioni. Guardate, vediamo, c'è un disegno operatorio che facciamo prima, ecco, per renderci conto poi dove si deve andare a spirare il grasso e poi a trazionare la pelle. La foto a destra quanto tempo dopo è? Lì siamo qualche mese dopo, anche perché per ottenere un risultato di questo genere qui bisogna che poi la paziente si impegni anche a fare palestra. Ecco, certo. Questo magari è importante dirlo. Ecco, diciamolo. L'atto chirurgico è l'atto primario, ma poi il post-operatorio, a volte anche la preparazione, vuole anche l'impegno del paziente. In questo caso, per esempio, non so se la vediamo, se qui, la paziente ha fatto insieme anche il seno, perché chiaramente nella gravidanza classicamente si rovina il seno e la pancia. Cioè a volte si fanno contemporaneamente. Ma poi diciamo, ecco, esatto, dottore, un'altra domanda che ti vorrei fare adesso, vedendo appunto questo caso qui. Ovviamente qui c'è stata una mastoplastica additiva e un'addominoplastica. In certi casi è conveniente appunto fare tutto in un'unica sessione? In alcuni casi, io, per me farli separati è sempre meglio, vabbè, perché chiaramente uno si può concentrare più su una cosa anche sul post-operatorio, però per motivi logistici a volte sfruttiamo un'unica anestesia per farli entrambi quando l'addome non è un addome enorme ma è abbastanza veloce e quando il seno non è un seno che ci vuole tantissimo in termini di tempo a farlo. Quindi per esempio se è una semplice mastoplastica additiva che in 40 minuti si esegue, allora va bene. Se dobbiamo fare anche un sollevamento del seno, quello che si chiama mastopessi, che magari ci vuole 2 ore e mezzo, allora si comincia a allungare un pochino i tempi e quindi prendiamo in considerazione il fatto di poterlo fare anche in 2 volte. Ecco. Quindi insomma, rendiamoci ogni conto. Ogni caso è un caso a sé, vedi quanti sì, quanti ma, proprio perché, ecco, sottolineando il fatto che ogni caso è un caso a sé, quindi la prima diagnosi, il primo approccio è la cosa principale. Ed è fondamentale anche rivolgersi al professionista, al medico certificato, che sia specialista ovviamente in chirurgia plastica, chirurgia estetica, perché a parte che non si scherza, ma è un intervento che possono fare solo quei dottori di comprovata esperienza e professionalità che hanno il titolo per poterlo fare. Quindi è fondamentale. Certo. E che diffidate, qualora vi sia proposto, da qualunque tipo di intervento che non sia fatto in una struttura idonea, perché anche la struttura è molto sicuramente importante. In particolar modo un'addominoplastica, che non è uno scherzo, che è un intervento da 2 ore e mezzo, 3,
richiede una struttura importante, ecco, quindi... con la possibilità anche di un pernottamento, a volte può essere anche più di un giorno, dipende un po' dall'entità dell'addome, certo, ma non in una struttura dove neanche si può dormire. Non in ambulatorio, esatto. Ecco, non è certo una punturina di Botox, assolutamente, non è uno scherzo, ecco, quindi è molto importante, trattasi comunque, è vero, di un intervento di natura estetica, ma pur sempre un intervento chirurgico, sì, e quindi deve essere eseguito assolutamente da un chirurgo, non basta il medico, ci vuole il medico chirurgo, proprio specialista, ecco, e anche questo è fondamentale. Non c'è più tempo per questa prima parte di Tada, ma voi state con noi perché ovviamente continueremo a parlare di bellezza, moda, fashion e molto moltissimo altro. A tra poco. Un'unica parola per stupire. Tada! Eccoci di nuovo insieme, ho dovuto prendere una caramellina un po' per vedere se questa costipazione del lunedì mi passa, perché abbiate pazienza, ma questo tempo non mi aiuta affatto. Cerchiamo di prendere naturalmente tutto quanto con filosofia e cerchiamo di concentrarsi sul bello, naturalmente, che c'è. Faccio un po' Maria De Filippi, che ha sempre la mentina, no, in bocca quando conduce. Maria, scusami, non ti voglio scopiazzare. Adesso io direi di vedere subito le proposte di moda Eas Givien, Mini Me, con due splendide fanciulle e la nostra Simona Mazzei. My dream is still the same. Every day I wake up saying, let's go win the game. Woo-hoo! Something's gonna happen here, but I don't know what it is. What? Something's gonna happen and I think it's really big. Oh, yeah! Cause all I ever wanted was to see the world high up in the sky, hop on a plane like woo! All the stars that I would always see on TV, I believe that I would be like them. See my face on the screen, ma see my name in the lights. Come siete belle! Un bacino a Simona. Ciao, grazie. Ciao bella. Ma questa è l'erede. Ciao bella. Io vi seguo, Vi seguo sempre sui social. Avanziamo, non abbiamo timore. Il microfono. Ecco qui, perché ovviamente non sei microfonata. Aspetta, mettiamoci qua più centrale, così la telecamera viene splendore, così la telecamera ci prende bene. Ciao Simona, ben ritrovata. Ciao, grazie. Io vi seguo sempre, ti seguo sempre, prendo un sacco di spunti importanti, Sono molto contenta. Anche se devo dire, vorrei dire a te, se puoi fare qualcosa con le case di moda che conosci, cioè fate qualcosa di Mini Me anche per le mamme dei maschi, se no noi come facciamo? Ma guarda che noi ci stiamo lavorando, perché devi sapere che dalla prossima collezione primavera-estate, non so se la vivi la telaccia, il nato, qualcosina, abbiamo introdotto il no gender, cioè la non differenziazione di genere. Ci sono dei brand, per esempio nel nord Europa, che devi sapere che fanno tutti i capi sia per maschio che per femmina, che non è molto facile da noi, però possiamo trovare qualcosa uguale per il maschio e per la femmina e vedrai che sarà molto molto carino e divertente. Quindi anche per me. E allora sono a posto, ma questi due splendori, lei va bene. Lei è fiammetta, la bambina. Ormai tutti conoscono per... Guardate, guardiamo sempre là. E lei è Chiara, la sua Ciao fiammetta. Ciao Chiara, di nome e di fatto peraltro. Sì, eh? Sì, sì, sì. Allora, parlavamo giustamente con Vivilla di questa grande scommessa che voi avete fatto. Tra l'altro io mi piace riconoscere quelli che sono i meriti. Io sapevo di te prima che venisse fuori anche questo grande boom appunto dei blogger, dei fashion blogger e di tutto, e tu già ti eri adoperata e sei stata, io credo, la prima kids fashion blogger. Effettivamente sei stata la prima e hai precorso un po' tutti i tempi anche con la tendenza dei Mini Me, perché se è vero che ora la fanno tantissimi brand, ma è partita proprio da una tua idea che poi è stata realizzata anche con le collezioni di Eas Givien, grazie naturalmente alle tre sorelle meravigliose, al trio meraviglia. Alle twins, come dico io, che ci sopportano twins in tutto quello che li proponiamo. Ogni tanto arriviamo a Verona con le nostre idee e loro ci sopportano e ci dicono, loro sì, dicono non so come sì, fanno sì, a continuare sì, a dirci ma poi sì, il problema, no, che lei è anche psicologa, ma non è che ti dice sì sì come quelli bravi, no, che ti ascoltano. Sono... Lei ti dice proprio sì, perché se una cosa le piace si entusiasma. Insisto a entusiasmarmi. Io voglio sapere com'è andato il primo incontro. Con la Simona? Con la Simona. Chi me lo racconta? La Vivilla, te lo racconta. La Vivilla! Vai! Il primo incontro fu poco prima di un'uscita Rai di Simona, dove appunto disse, ma il Mini Me dov'è?
E si disse, beh, il minime dov'è se non ce facciamolo noi? E quindi lei venne da noi per provare dei capi per andare in trasmissione, in realtà lì per lì si conobbe la fiammetta e si disse no, non si possono fare solo per la mamma, ci vuole mamma e bimba, cioè mamma e figli. E quindi da lì è iniziata questa sperimentazione grazie a Simona che sui bambini è veramente iper esperta e capace e abbiamo capito come fare i capi della mamma e i capi della donna anche per le bambine e da lì è nato il minime. Poi dopo parleremo del concept che sta proprio dietro la moda di Esquivien, nel senso appunto di minime, noi lo sappiamo di Esquivien perché già conosciamo il grande, la grande attenzione per le materie che vengono utilizzate, per i tessuti, per il fatto del Made in Italy, questa forte ecosostenibilità del prodotto che è fashion, che quindi è bello, è figo, però è anche un prodotto buono che dura nel tempo, che va a riguardare uno stile che può essere anche che dà diciamo il giusto lustro e la giusta luce alla persona più che all'oggetto di per sé stessa e soprattutto è versatile e facilmente interpretabile a seconda delle proprie attitudini e del proprio modus vivendi. Questo è veramente importante da dirsi perché poi sta dietro a quella bellissima iniziativa che avete abbracciato con Esquivien non solo nel mondo del fashion che fa capo a hashtag il fashion bello e buono di cui noi abbiamo dato non solo menzione ma anche grande, grande caratterizzazione la scorsa settimana. Quindi intanto io vi ringrazio Simona, so che tu sei impegnatissima e quindi ci fai sempre un grande regalo quando vieni in studio. Noi di Tada tenevamo per particolarmente già dall'anno scorso a vedere quelle che sono le collezioni e ci viene subito voglia di rubare il cappottino alle bamboline, eh? Vero? Guarda, vero? Perché che sono veramente molto molto carini e sono veramente comfort, allora ricordatevi questo aggettivo comfort perché poi ne parliamo poi durante la seconda sfilata, quindi adesso le due meraviglie Fiammetta e Chiara si vanno a cambiare, comunque complimenti, fate vedere cosa avete sotto, cos'è una tuta? Sotto è una tuta nera, ecco. Perché poi il nero, devi sapere Francesca, è per il bambino, ormai ci dobbiamo rassegnare al nero anche per le bambine, specialmente senti, le più guarda, grandi. Io quelle sono molto contenta, piccole, ma... ecco, parlo perfetto. Da mamma di maschio, però prima c'era solo il blu. Esatto. Mi diceva la mia mamma che lei ha avuto la fortuna di avere maschi e femmine, insomma il blu e il beige. E il beige. Blu. Adesso c'è anche il nero. Infatti noi partiamo dal nero, che è proprio il colore classico di SGVN. Vivila dice sempre se inventassero un colore più scuro del nero lo farebbe, ma per il momento c'è il nero. Guarda, e poi giochiamo. T'ho seguita a ruota. Giochiamo con dei colori appunto per la bambina. Infatti sono andata dalle twins a proporgli un po' di rosa, un po' di mostarda e non so come mai mi hanno detto di sì. No, e però quindi... questi sono bellini anche per noi. Sono perfetti. Questi vanno benissimo, da mamma, da donna e ma da anche bambina. Così colorati perfetti. Anche per... Ora lei perfetto. Ha fatto il total black. Poi è carino anche fare un mini che non sia perfettamente uguale, quindi la mamma se le piace più il nero nero, la bambina rosa e comunque è sempre un mini e possono andare vestiti uguali. Una se piace il mini totale... Ci vuole la femmina. Ci vuole la femmina. Ci vuole la femmina. Francesca. Grazie. Grazie a te. È così, non c'è nulla da fare. Grazie Simona, grazie, ci vediamo dopo. Grazie, questo me lo riprendo io. Grazie, grazie naturalmente anche le ragazze. O per Bacco, da una meraviglia all'altra. Rimango sempre in questa zona fashion bello e buono, perché comunque anche il make-up è estremamente fashion. E guardate che meraviglia questo trucco che c'è, ma non si vede, ed è tutto fatto nei toni del nude. Grazie ovviamente alla maestria ancora una volta di Antonella Baglioni. Che grazie, mi sento anche veramente di ringraziare. Quindi vorrei che fosse fatto un applauso anche ad Antonella. Grazie. Perché Antonella non solo è una mia grandissima amica, insomma, per chi mi segue, per chi ci segue lo sa, però è una grandissima professionista e ha questa grande capacità quando vai nella profumeria Lin di Calzaioli di farti sentire sempre speciale in ogni momento. Sei giù, ti vuoi comprare un trucchino, vuoi una crema che ti risolve il problema delle occhiaie perché magari lavori molto, beh ci pensa lei a spiegarti la crema e soprattutto a tirarti fuori il bello, che non è solo l'oggetto che poi andrai a comprare, ma insomma tutto. E poi insomma ti fa provare tutte le cosette nuove. Insomma questo te lo volevo dire. Grazie. A prescindere dal trucco, grazie, ci tenevo particolarmente. Allora, io direi di dire alle signore che se dovessero essere interessate alla box di Estée Lauder,
di dire ai mariti o a chi, insomma, questa letterina, Babbo Natale, di pensarci un po' per tempo, perché poi se no, questo mondo logicamente finisce e non la trovano più, perciò, o perlomeno di prenotarla, proprio perché è come te fai, appena io ce l'ho arriva. Già, quindi è lì che mi aspetta, però... Manca un mese a Natale. È in edizione limitata, sono ecco, di solito limitate. Va a ruba, proprio perché, e questo ve lo dico io, ha un prezzo che è molto molto invitante. Io vi faccio solo un ragionamento. Considerate che un rossetto di alta cosmesi, come quello di Estée Lauder, costa intorno l'1,35-40 euro, se non sbaglio. Correggimi, 35, ma mi sembra di essere... 34, 35, ce ne sono tre. Solo c'è di rossetti. Il mascara. C'è il mascara, che anche lì siamo sui... Il Night Repair. Il Night Repair, che è quello. Lo struccante originale. Lo struccante originale, il contorno occhi. Il gloss. Il contorno occhi e due palette complete. All over, che vuol dire che sono anche ombretti, ma sono anche illuminanti. Quindi si possono utilizzare anche come sopra il blush, sopra i cheeks, cioè sopra le gote e in altri punti luce. Allora, è buffo perché... Vengono i signori uomini di solito a racconta. Sì, guarda, anche in questi giorni davvero arrivano questi signori giovani anche che entrano e chiedono la box di Estée Lauder, il pacchetto regalo, proprio perché è ambita, alle donne piace. Dimmelo a me, 18, numero 18, una collezione, io ho una... Io ho una passione. Poi ovviamente abbiamo altre cose, abbiamo tantissime, abbiamo altre confezioni, però questa è proprio il cuore del Natale, ecco. E poi, devo dire che Estée Lauder, cioè il beauty, perché quello diventa un beauty favoloso. È un beauty bellissimo che ha proprio... Ora aspettate, vi volevo far vedere. Anche la, si fa vedere tutto, via, ora si chiude ogni cosa. Scusami Emily, si chiude. No, Emily, guardate che bello. Proprio grazie, è stato cuore. Bellissimo, ne prendo anche due. È stato bellissimo, Emily, sei meravigliosa, ma questa no, ora viene... È una valigetta, perché poi una volta che appunto, uno toglie dentro tutte le varie cosette che ci sono, uno ci mette proprio la valigia per andare i weekend, o perlomeno per il trucco, anche da tenere sulla propria comodo dove uno si trucca nel bagno, la tieni e, poi, e dentro ci metti tutte le varie così nel fondotinta. E poi abbiamo un'Antonella Baglioni Pocket. Cioè come? C'è la spiegazione, c'è la spiegazione di come realizzare, di come fare da sola e addirittura the after che è molto party, interessante. The after party therapy for your skin, cioè quella terapia, diciamo, urto dopo il party di struccaggio e poi di assemblamento. Sì, questa è una cosa che molte donne delle volte trascurano, specialmente le giovani, che struccarsi, no, ma non mi strucco, invece care signore, struccatevi perché come? La mattina dopo dovete lavare praticamente tutti i cuscini, praticamente perché dopo manca lo scalpello. E quello penso poi proprio ci vuole lo scalpello dopo. Lo fa ogni tanto, cioè lo fa una volta alla settimana, ma tutti i giorni diventa e poi non va via, è terribile. Comunque a casa mia mi prendono in giro perché dicono che la seconda cosa che faccio appena sveglia, appena andata in bagno, è quella di truccarmi, perché mi piace, ecco, truccarsi fa bene, ovviamente se c'è un buon trattamento prima di conversione, certo. E poi se dopo c'è il momento. E poi la mattina dopo che uno ha fatto il rituale della sera, della pulizia o anche solo di una crema, vedi proprio, cioè la pelle. Andateci bellissima. Voi a zuppare la feta biscottata nel caffè latte struccate, io no, io almeno il fondotinta no, vabbè, me lo metto, sì. Io sono così, come posso vedere, specialmente d'inverno, tutta bianca, no? Un pochino, mia età, a posto, non si sa mai cosa potrebbe succedere dal bagno alla cucina. In quel frangente. Ma scusa, finché ho voglia, è così. Perché noi donne ci piacciamo truccate. Però in realtà siamo belle anche senza trucco. Sì. Devo dire che bisogna, insomma, gli uomini non sempre, perciò... Sì, ma io tante volte dico il trucco ci deve essere, ma non deve essere
visibile. La ride, cioè, io non amo le maschere, che non amo. Dov'è il miro? Perché ride, il trucco, ride. La bravura di Hit Trucca spesso è anche data dal fatto che non si deve vedere. Te che sei mamma di tre future donne. Guarda, la prima cosa che faccio la mattina è guardare, mi trucco sicuramente. Io sì. Sì, bravissima. La seconda. Perché ne altri due, poi certo. Ne parliamo. Vabbè, intanto con uno, un mascara, cioè, ma io sai, è sempre stata. Te lo ricordi? Sì, benissimo. Te lo ricordi? Sì. Te la ricordi la mia collezione dei trucchi? Quindi, in tempi di creme e di cremine, sì, sì. Tutto. Io c'avevo lei, non avevo bisogno di niente. Niente, la profumeria, è colpa sua. È anni, è così. È colpa sua. Mi ha venduto lei il primo mascara, quella signora con i riccioli là in fondo. Era, era giovane, certo. Giovane. Pensa. Io sono ormai sono vecchietta. Non dire queste cose, no, non è sì, vero. French, non dai, mi fare sì, il calcolo. Non siamo. Insomma, so, no, però non è vero. So, una eri bionda quasi allora. Della te lo ricordi, avevi i riccioli su biondo? Tu eri bellissima. Io. Ero giovane. Ero giovane. Poi dopo ne raccontiamo un'altra, così li facciamo divertire tutti. Passaggio d'obbligo in cucina. Allora. Passaggio d'obbligo, l'ho letta tipo bolletta del gas. Comunque, arrivo, meravigliosi, black and white, perdo anche le scarpe. Va bene, va bene. Tu, cosa state facendo? Allora, no, stiamo preparando per cuocere. Noi andiamo, sì, sì, facciamo tutto dal vivo. Bene, è iniziato, vedo bene, dicembre, quindi si comincia subito i carboidrati complessi, anzi sì. Si continua, perché quando ci siete voi tutto lavoro così. Ecco. E che dovevo sai fare? Che Cristino c'ha una storia che... magari non ti immagini, no? Nasce nel 1600-1700. Davvero? Da un signor Antonio Brunero. Fornaio di corte. Fornaio di corte. Ma perché nasce Cristino? Perché il figlio del re Carlo... Carlo Felice. Felice, aveva... Ma era felice davvero? Non lo so, forse... Era un re, babbo, quindi sì. Penso sia stato felice. So. Ma mica è vero, eh? Se lui non riusciva a digerire la mollica o la mollica... E quindi cosa ha fatto lui? Ha asciugato totalmente un pezzetto di pane e quindi era duro e se lo mangiava tranquillamente, riusciva a deglutire. Ecco come è nato il Cristino. A Torino, in quegli anni lì, c'è chi dice è nato anche nei primi del 400, 500, comunque lì diciamo le storie sono dal 600, 1600 e rotti al 1700. Napoleone se li faceva mandare in Francia. Napoleone si è fatto mandare tutto in Francia. Sì, mi piaceva. Come lo chiamava? Il bastone di. Le baton di Le Piemonte, eccetera. Le il bastone del Piemonton. Del Piemonton, de Torino. Che poi si siamo iniziati anche il francese. Chiama la Lin. Non chiama nessuno stasera. Ecco. Pronto? Sì. E la neuro. Ecco. Sì, ci si vede alle 7:21. No, per me. Sì. Oggi, giornata particolare. Bene, bene, no, tutto a posto. Bene, bene. Bello, ci abbiamo anche il telefono vintage. Molto come piace a me. Bello, molto. Adesso bello. Però sì. Dobbiamo fare un tuffo. Dove? Nell'essenza vera della natura. Ah, ecco. Grazie alla nostra dottoressa Barbara Burroni e alla sua rubrica Divina Essenzia. Benissimo. Ciao Francesca, oggi parliamo di gambe gonfie, che sono un problema molto diffuso nelle donne e anche negli uomini in realtà. Non è un problema soltanto estivo, ma è un problema anche di chi ad esempio lavora in piedi tante ore oppure chi sta a sedere tante ore. Primo consiglio è quello di muoversi, quindi se siamo in piedi non rimanere fermi nella stessa posizione per troppo tempo, se invece lavoriamo a sedere cercare di tirarsi su più spesso durante la giornata e muovere e attivare la circolazione linfatica muovendo il piede, quindi appunto facendo due passi. Per quanto riguardano i rimedi fitoterapici, il rimedio più indicato è la betulla, ma non la betulla semplice che è peraltro un rimedio ottimo, ma la betulla composta. Quindi noi dobbiamo avere nel nostro rimedio tutte le parti della betulla, dal fiore alla radice, linfa compresa. Un altro rimedio molto utilizzato è la pilosella, che è proprio un drenante linfatico e tonifica anche la circolazione. Se poi abbiniamo gli oligoelementi, fra cui il potassio è proprio il
cosiddetto apri acqua, quindi va a aprire i nostri canali dell'acqua. Nel caso dell'olio elemento ovviamente però non ci fa perdere l'acqua che serve, ma l'acqua che è nei tessuti, quindi quella che ci creerà quel gonfiore la sera quando torniamo a casa. Un'altra possibilità è quella di applicare un olio vegetale che contenga l'olio essenziale di cipresso. Il cipresso è l'olio più adatto per lavorare su tutto ciò che è gonfiore ed edema. Poi ovviamente in commercio troviamo miscele già pronte che possano contenere più oli essenziali. Diciamo che i migliori sono la soledago, il cedro, il cipresso, il lentisco che è il pistacchio e il levistico. Quindi questi sono gli oli più specifici per lavorare sull'edema, le gambe gonfie, e ovviamente è fondamentale sempre l'alimentazione. Con questo ti saluto, ciao Francesca, a lunedì prossimo. Eccoci, siamo di nuovo in rigorosa diretta. Io mi stavo un po' impicciando degli affari degli altri, come mi sono impari. Ma questo assolutamente non è un problema, vero Gino? Assolutamente no. Gino, dimmi. Hai gli occhiali da sole perché siamo troppo abbaglianti tutta la nostra beltade? Sì, sì. E che dovevamo fare? È proprio così. Allora, come procede qui? Vedo Valentina, mi sembra praticamente ultimata. Ultimata. Quindi abbiamo il prima anche... e dopo? Sì. Allora, guardiamo com'era Valentina prima di sottoporsi alla beauty cura. Session di Gino De Stefano e naturalmente di, diciamo, De Stefanos. Grazie. Vediamo un po'. Ecco. Ecco come era. Questa era? Davanti. Davanti ha detto. No, chi era? Il cugino It? No, ha detto. Ah, ma te eri il cugino It? No, lei ha detto mi spavento di far vedere davanti. No, vabbè, no. Povera Valentina, vieni qui, Valentina. Scherzo, scherzo. Senti, lo so, no, non è niente. Sei abitata così in una gabbia di persone un po' instabili. Ma non importa. Curare. No, scherzo. Comunque, mi fate rivedere il cugino It un attimo. Scusa, Valentina, però. Ecco. Sembra non sempre il cugino It, dietro. Bene, allora, un po' giallino. È molto giallino. E poi giallino con queste bande brutte, no, no. Apriamola, Tada. Colpo di tada. Apriamola, colpo di tada, non sarebbe carino, ma va bene lo stesso. Giriamola, ecco, il cugino It con le onde. No, ma che scherzo, Vale. Abbi pazienza, si vede subito la differenza. Tra l'altro si vede che qui abbiamo un bel miele. Sì. Che ha anche dei toni molto più chiari, anche sì, quasi ghiaccio, fatto la però la sfumatura naturale, diciamo, perché lei è tutto degradé. Sì. Vedi. Vedi, lei è chiara di guarda base. Guarda che sopracciglia, guarda che occhi. Ma questo sta bene tutto. Sì. Come sono furbi. Portano tutte quelle stanno bene. Ma io sono mia, ora ne prendo tre a caso. Facile allora. Ora ne prendo tre a caso. Ok. Faccio come il bruttaio e le porto qui. E poi vediamo che cosa succede. Scherzo, lui fa i miracoli. Ragazzi, comunque fai miracoli davvero. Io avevo dei capelli sfibrati perché continuavo a schiarirmi nella mia fase bionda, no? Tutti hanno la fase bionda e schiarisci, ma io non ho il capello grosso, quindi schiarendoli ovviamente erano diventati molto sciupati. Sì. Poi abbiamo risolto con chili di Olaplex e tanta buona volontà, che insomma è già qualcosa. Sì. Ma c'è stato un cambio di corsa, mi è tornata a trovarci la Fanta Monica. Eccola. Eccola qui. E quindi con Monica cosa facciamo? Con Monica già abbiamo fatto. Finito? Sì, abbiamo finito. Avevamo creato delle micro sfumature tonalizzate con il color miele. Poi qui in diretta gli ho sistemato un attimino la linea. Poi, allora, vi lancio un'altra onde. Sfida. Siccome avete fatto veramente presto, manca Maura. Maura l'ha finita? Sì. Ecco, facciamo anche vedere Maura con un colpo di tada. Allora. Un colpo di tada, Diamolo. Nel nulla. Diamolo. È un colpettolo, vai. Un, due, tre. Tada. Tada. Ecco. E voilà. Beh, insomma. Sembra proprio una gran massa di capelli. Sì. Non abbiamo tada. È quella veramente, è cioè. Abbiamo fatto. Ah, mannaggia la pupazza. io con la Fernanda. Chi è la Fernanda? Parliamo. Io con l'extension. Che tanto lo sanno tutti, lo sa anche il gatto, tutto qui. E lei con questa massa di capelli molto belli che ovviamente fanno il caso di Gino, perché Gino a quel punto si diverte, taglia e costa. Ho alleggerito un pochino la massa perché era molto una massa importante. Questo non sentirò mai dirlo io. Ti ho alleggerito la massa. Dopo scatta l'omicidio immediato. Sì. Che fai? Oh. Allora, sono molto belle, ti lancio una sfida. Lancia. Fare un'acconciatura così subito improvvisata da giorno, vai.
Da giorno? Sì, sì, vai. Già pronta. Vai. Pronta. Sono tremenda, sono tremenda, non c'è nulla da fare. Allora, 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 faccio due paroline ancora con Vivilla. Allora, Vivilla, tu sei una donna molto carismatica. Sai perché te lo dico? Te lo dico perché, come tutte le donne molto carismatica, tu sei molto amica delle donne e sei una gran valorizzatrice di quelli che sono gli ideali e le forze anche femminili. Tutto questo non ha niente a che fare con un movimento puramente femminista, quindi con un pensiero politico, ma con una valorizzazione proprio dell'essere donna, di cui tu ti fai madrina e portatrice con tua sorella, ma insieme a tutto quello che veramente fate e pensate. Secondo la tua personale esperienza, riscontri che c'è voglia da parte delle donne di fare squadra, oppure trovi che ce ne siano ancora molte titubanti e figlie di un pregiudizio che le vuole una contro l'altra? Faccio un respiro prima di rispondere. Domanda difficile, nel senso che sicuramente non si possono abolire i pregiudizi, non si può abolire quello che uno ha in testa. Quindi se nasciamo, o meglio ci creiamo, dei pregiudizi nascendo, crescendo, imparando, facendo esperienze nel mondo, è chiaro che questi non si aboliscono con una campagna, con un progetto, con la giornata contro la violenza sulle donne, per fare un esempio. Quindi tutto ciò che stiamo cercando di fare sicuramente vuole portare un messaggio, cerca di sensibilizzare, cerca di parlare alle donne e alle future generazioni, questo sì. Da lì a vedere al 100% un cambiamento, beh, questo spetta veramente a ciascuna di noi, a ciascuno di noi, uomini e donne che siano, che dentro di loro sentano che cosa hanno voglia di cambiare, non solo per il proprio futuro, ma per il futuro dei nostri figli, delle nuove generazioni. E quindi quanto sia doveroso dentro di me fare veramente qualcosa in SGVN, diciamo, che vada oltre noi. Ecco, è un po' questo il motto che ci guida da tempo: contribuire a qualcosa oltre noi affinché quello che noi facciamo immetta nel sistema qualcosa che pensi realmente alle conseguenze, quindi all'etica di ciò che muoviamo prima ancora di qualunque cosa si scelga di fare in un ambito o in un altro, uomini o donne. Ecco, quindi questo è molto importante, valutare la persona, sì, quello che vuol fare e quello che è prima di tutto. Sì. Questo è un bel mood, è forse il modo più giusto e anche più egualitario, sì, di procedere. Bene, io dico che siamo pronte, giusto? Siamo pronte per vedere le seconde proposte di SGVN Minime. Dream is still the same. Every day I wake up saying, let's go win the game. Woo-hoo! Something's gonna happen here, but I don't know what it is. What? Something's gonna happen, and I think it's really big. Oh, yeah. 'Cause all I ever wanted was to see the world high up in the sky, hop on a plane like. Woo! All the stars that I would always see on TV, I believe that I would be like them. See my face on the screen. Ma siete bellissime, stupende, eh? Bello lo shortino, mamma e minigonna rosa e invece girls con lo shortino, vai, prendilo. Con, allora, lo shortino. Loro con lo shortino in naplac, perché abbiamo voluto giocare anche con questi materiali un pochino più moderni, quindi oltre ai soliti materiali classici anche il naplac. Abbiamo fatto gli abitini, lo shorts anche per la mamma, però io ho preferito la gonna perché la trovo un po' più comoda, e anche qui si può fare un mini me diverso, quindi la mamma con la gonnellina e la bambina con lo shorts anche in colori diversi. Poi tu hai ovviamente lo spolverino, il bellissimo classico, no? Classico, però questo ha il rosa all'interno, ce l'ho, sì, devo dire. E poi questo mi manca. Scriviamo. Che bello fare vedere, riaprire. Questa è rosa all'interno. Bello, eh? Sì, mini me il rosa. Oh, mamma e bimba con il rosa. Mi frequenti troppo, Giampini. Te lo voglio dire, questo rosa ti sta un po' contaminando. Sì, infatti, mi spaventa anche a me. Attenta, perché ti appiccico subito un po' di Barbie, eh. Tu poi andate dall'Antonella Baglioni, mi comprate il rosetto rosa antico e siete già un pezzo in là. Siamo a posto. Vero o no? È così, Francesca, è così, rosa ci piace, rosa ci piace, soprattutto femmina, antico. Sì, allora, infatti, lei invece ha il giubbottino corto, più corto, mi piace da morire, rosa, che si può chiudere o felpa.
questa è la t-shirt, la classica nostra con il logo SGVN Mini by Simona Mazzei. L'abbiamo fatta bianca, nera, con le maniche lunghe. Che a metà gira ti fatti vedere lì quella. Eccola. Mi sta dicendo una cosa molto carina, che me la suggerisce lei, vedi, ormai è diventata. Dentro ogni capo c'è una scritta. Quindi in cui c'è scritto tu e io, la moda è un gioco, divertiamoci, la bellezza no, in te. Bellino. Sì. Cosa ci potrei scrivere io? O Romeo, Romeo, perché sei o Romeo, Romeo. Mettila di comprarti tutti i cappottini. È così, potrei fare così. Questo invece è un pezzo speciale, speciale direi super pezzo speciale. Da 90, pezzo è vero Vivilla? Sì, è un pezzo speciale, è un pezzo che abbiamo presentato l'altra sera, sabato, ormai i giorni scappano, è? Abbiamo presentato sabato sera nel Salone di 500, è un pezzo dedicato a Trisomia 21 perché è il nostro best seller, quindi il cotto è S957, ma con queste stampe effetto gesso sulla lavagna disegnate proprio dai ragazzi di Trisomia 21 che in tutto questo anno hanno fatto dei laboratori studiando le opere di Firenze, quindi tutte le opere di Firenze come se fossero dei gesti su lavagna sono ricostruite su questo cappottino per questi ragazzi speciali. Bravo, ed è bellissimo. Scusa un attimo, devo collegarmi con l'auricolare che non ho. Missione S957, 957, ripeto, ci vuole un S957 nell'armadio, grazie. E ci vuole anche con la stampa disegni i bambini Trisomia molto 21, bene, grazie. Anche con i bambini Trisomia 21, grazie. Va benissimo, se poi me ne dai due, meglio tre, facciamo tre, così almeno si fa anche blu e grigio, mi andrebbe bene anche quello. Pronto, grazie, ricevuto. Ripeto, S957, 957. Ricevuto, ricevuto, S957. Rimarrò sempre una cinquenne, che ci volete fare? Che bello! È così, è così. Comunque, voi siete bellissime, Simona, complimenti veramente per il tuo lavoro, perché tu veramente sei anche l'emblema della donna che segue le proprie passioni, insomma, da commercialista. Brava. Perché tu, perché ricordiamocelo, io facevo eri e sei una commercialista, sei diventata la kids fashion blogger più importante e ha fatto lei tutto da sola quando nessuno parlava della moda dei bambini e soprattutto parla non in maniera così del puro del commercio, lei parla anche di una moda che sa di comfort, che sa di ecosostenibilità, che è una moda anche circolare e che non è assolutamente qualcosa che ha a che fare con lo spreco, anzi tutto il contrario, ci insegna come vestire i nostri bambini e poi a seconda delle proprie possibilità. Perché poi la cosa più importante è, come dico sempre, che con la moda è bello molto osare, divertirsi, creare nuovi mix di fantasie, ma la cosa più importante comunque rimane quella di sentirsi a proprio agio e allora in quel caso saremo sempre perfette e alla moda. E soprattutto vincenti! Grazie naturalmente a Chiara Fiammetta e a Simona Mazzei, grazie davvero di essere stata con noi, grazie, grazie. Grazie. Se volete potete rimanere per 10 minuti qua sulla nostra panca rossa, venite così ci rendete ancora più bello lo studio. Io intanto corro di nuovo dal dottor Malatesta, stasera mi ci vuole la blefaroplastica, ve lo dico solo. E non basterebbe per le borse, dalle stanchezza, dall'influenza, ho di tutto io stasera, ho di tutto, come si fa? Infatti vedi, la speranza di migliorare mi porta in questo salotto. Dicevamo prima quanto è importante per quanto riguarda l'addominoplastica di qualunque natura essa sia, di qualunque entità che essa sia, quindi che vada solo a muovere o a scolpire il grasso, che vada comunque a togliersi una parte di epidermi nell'eccesso, che vada a riavvicinare il muscolo, sempre di fondamentale importanza è la visita preventiva o dicesi anche visita primaria da fare con il medico specialista, che se è un medico insomma che fa le cose per bene vi proporrà un anche intervento con un costo commisurato al valore dell'intervento stesso, quindi anche questo, oltre che a diffidare dei professionisti tra virgolette, che poi professionisti a questo punto non sono, che vi parlano di interventi in strutture non idonee o non chiare tipo ambulatori, assolutamente non si fa, diffidate anche da coloro che vi propongono prezzi discount per quanto riguarda questi interventi, perché essendo tutti interventi chirurgici hanno un costo.
Assolutamente sì, il discount è sempre da evitare per ovvi motivi, perché per la qualità ci vuole anche il prezzo e questo è normale che sia così. Penso che le persone piano piano lo stiano capendo, anche perché se proprio si vuole fare proprio i conti, poi succede che per correggere gli errori di chi è andato dal discount si deve spendere nel secondo intervento correttivo ancora di più, quindi ci sono anche delle problematiche anche economiche che si aggiungeranno in un secondo momento, oltre a quelle chiaramente mediche. E collegandomi a quello invece che dicevi sulla la prima visita e su quello che è il progetto dell'intervento, sono molto importanti anche gli esami da fare prima dell'intervento. In particolar modo, quando si va a fare un intervento sull'addome, bisogna essere certi che non ci siano ernie della parete addominale. Cioè, che cos'è un'ernia? È una parte di intestino o di grasso dentro l'addome che viene fuori da un buchetto della parete addominale. Quindi praticamente noi potremmo ritrovarci un pezzetto di intestino all'interno del grasso della pancia. Questo è importante saperlo, perché a volte uno ce l'ha e non lo sa, e quindi potrebbero esserci problemi, perché se uno fa per esempio una liposuzione con una cannula, va dentro il grasso, no, se non sa che c'è un'ernia potrebbe addirittura prendere un'ansia intestinale. Quindi ecco l'importanza dell'indagare tutto il paziente prima dell'intervento. Quindi non si può fare un intervento di liposuzione della pancia, per esempio, senza fare un'ecografia. Basta una semplice ecografia, l'ecografista ti dice guarda, non c'è l'ernia, oppure sì, c'è un'ernettina qui vicino all'ombelico, stai attento, ti indica dov'è. E quindi con una piccola cosa ci si mette al sicuro da grandi problemi. Ecco, quindi ricordatevi sempre quanto è importante questa fase. Ora veniamo alla fase successiva, sì, post-operatorio. Abbiamo detto che la durata dell'intervento è variabile. Il post-operatorio in che cosa consiste? Quanto deve stare fermo la paziente? Ovviamente sarà commisurato alla certamente natura dell'addominale. Se si tratta di una semplice liposcultura addominale, basterà portare una pancera per un mesetto, ma direi che dopo 3, 4, 5 giorni si può ricominciare a fare una vita normale con una pancera portata sotto al vestito, alla camicia. Mentre invece se c'è una vera addominoplastica, allora per qualche giorno ci saranno dei drenaggi, cioè quei tubicini che portano via il liquido all'interno appunto dello scollamento che abbiamo fatto, quindi bisogna stare una settimana in casa sicuramente dal letto alla poltrona in totale riposo, per poi dopo qualche giorno togliere questi drenaggi, togliere le fasciature e indossare la stessa pancera, però con delle attenzioni in più nei movimenti e negli sforzi, perché abbiamo messo delle suture sul muscolo e lo scollamento dei tessuti è stato maggiore, quindi un mesetto bisogna stare particolarmente attenti. Ecco, quindi ci sono delle accortezze naturalmente che devono essere fatte. Poi il dottore ha detto un'altra cosa molto importante, cioè che la liposcultura dell'addominoplastica, così come l'intervento di addominoplastica fatto per altre problematiche, devono essere necessariamente coadovate da uno stile di vita anche adeguato, quindi dal mangiare bene, da anche fare dell'esercizio fisico commisurato proprio a quelle che sono le esigenze e i nostri obiettivi. Diciamo che la chirurgia plastica estetica in questo caso va ad agire laddove il cibo, laddove l'esercizio fisico per motivi, proprio per limiti intrinseci, non esatto, riescono. Per limiti ormonali, pensiamo alla menopausa per esempio, certo, oppure è semplicemente un assetto ormonale di una persona anche giovane, che però si sa benissimo che tutta la dieta, faccio la dieta, faccio mille diete, dimagrisco ovunque ma la pancia resta lì. Questo certo, sente dire ogni cinque. Anche perché ognuno ha proprio, come dicevamo nella prima parte, sì, con Carlotta Comparini, il proprio fisico, quindi tende ad accumulare il grasso in alcune zone specifiche del corpo che sono tutte diverse. Quindi chi nasce con una costituzione di una gamba, con una gamba non magra, è difficile che potrà ottenere con un dimagrimento appunto solo, faccio un esempio, sì, no? Assolutamente. E poi anzi, quando si arriva a un certo livello dove nonostante la dieta non va via quell'accumulo, accanirsi con una dieta è negativo. È sbagliatissimo. Perché si va a dimagrire troppo. Troppo e soprattutto e nei punti lì, sbagliati. C'è un effetto paradosso dove ti dimagrisci in maniera patologica, perché diciamo vai sotto peso magari perché ti accanisci con una dieta che non è la tua,
e l'effetto estetico è peggiorativo perché dimagrisci ovunque a parte lì. A parte lì, e quindi sembra che l'estetismo sia ancora più in evidenza. Esatto. In evidenza. Grazie per questa bella puntata anche sull'addominoplastica al dottor Malatesta, che ritroveremo prestissimo. Adesso io torno al centro del nostro studio perché è incredibile, il tempo fugge tuttavia. Oh mia bella giovinetta, no, ho fatto un po' una commissione, lasciamo perdere, va, non mi è venuta, andiamo avanti. Guardate come sono belle, visto? Acconciate a giorno. Bra. Sfida accettata e sfida assolutamente vinta. Grazie. Che bravi. Ci provo a metterli in difficoltà, ci provo a testare la loro capacità, di queste donne che ci cambiano idea su quella sedia roteante del parrucchiere. Un minuto, allora Gino, volevo un colpo di sole, però freddo, anzi no, però forse è meglio caldo, perché se mi guardo a queste luci non vorrei apparire troppo pallida. No, ma forse sto meglio scura, perché è tutto un lavoro così, sembro io, ma lo so, è la mia banalità nell'essere donna, ma è veramente così. È difficile trovare delle persone veramente convinte che mantengono il loro look, il loro stile esattamente così per un certo periodo di tempo. Noi donne siamo portate, anche a seconda dei nostri cambiamenti di vita, a voler spesso cambiare i nostri capelli. Fa veramente un pochino parte di noi, e quindi noi siamo contente anche di assecondare tutta questa voglia improntata al cambiamento. Io devo dire, ringrazio tutte le amiche anche della famiglia di Tadà che sono state con me oggi, quest'oggi, in questa puntata del lunedì, ricchissima di bellezze, di spunti per i nostri regali. Mi raccomando, la profumeria Lin per tutto dicembre sarà aperta sempre anche la domenica, quindi in tutti gli 8 punti vendita, anche dopo. Vabbè. Ormai da Natale sempre si via. No, sempre. Perché in realtà poi dopo Natale c'è Pitti e c'è quindi, capito? Cioè no, prima c'è l'ultimo. Però i regali vanno fatti ora, Befana, anche perché, Pitti, esatto. Cioè. Quindi anche lì avrete sicuramente da scegliere. Io ho già scelto 2 o 3 cosine, se ne parla dopo. Molto bene. Te, missione 957-957, siamo a posto. Pronta? Beh, io direi che ci siamo. Adesso posso andare a tagliare il tonno con un grissino. No, quella era la pubblicità degli anni 80. No, posso andare a mangiare il grissino, a farlo il grissino con quei due tanti grissini, e tanti grissini di salute, perché ho visto anche dei semi che fanno molto bene nella nostra dieta. Detto questo, non c'è più tempo, veramente è finita anche questa seconda parte di Tadà, bellissima, scintillantissima, sciccosissima. Queste sono pronte, mi raccomando, stasera si va fuori, tutta vita, lunedì non si va, piove anche da morire, ma tanto c'è Gino che c'ha lo spray antiumido. Guarda, eccolo, aspetta. O che c'hai anche la lacca, si chiama diamante, ecco. Una spruzzata di lacca e così si fa più nulla, umido, non ti temiamo. Andiamo in pubblicità e voi state con noi, perché Tadà continua. Non ci avrò diamanti sulle dita, ma ce l'ho la lacca diamond. Ciao.